Ed eccoci qua, cari amici appassionati di abbandono, di degrado, di ruggine. Ragazzi, oggi 6 gennaio e niente, sono qua in compagnia dei miei amici Filippo e Renato. Ragazzi, qua la Befana, vi faccio vedere qua uno scenario davvero pazzesco. Vecchio Renato, sei qua con me? Mamma mia, amici e amiche, questo è uno spettacolo, un bellissimo regalo per voi il giorno della Befana. Guardate e gustate, allacciate le cinture sul divano, amici. Vecchio Renato, adesso stai calmo, adesso ci gustiamo, ragazzi, un po' tutto qua l'ambientazione. Vecchio Renato e niente, ragazzi, appassionati di mezzi vintage, intanto iniziamo subito con una Jeep Old Land Rover. Guarda qua, spettacolo, Renato. Marvin, guardate l'ambientazione, guardate amici e gustate, vero spettacolo, la diretta, il profumo del vintage, Marvin. Ed eccoci qua, cari amici, insomma, l'ambientazione merita, infatti ti ho detto, Renato, vieni subito perché insomma un'ambientazione così dopo non ci capita più. È il paradiso qua, amici, il paradiso, sto respirando a pieni polmoni, amici, è fantastico, ho i brividi, ma non per il freddo, per il paradiso, è fantastico, Marvin. Ecco qua, il vecchio Renato già in preda a delirio e il Marvin è qua tranquillamente che filma. Io in questa zona ero stato nel 2010, ripeto, nel 2010, insomma, qua c'era un signore che appunto allevava o manteneva dei cavalli e niente, insomma, mi fece entrare. All'inizio aveva avuto un po' di paura, pensava che ero dei verdi, ma per fortuna avevo l'album fotografico in macchina e c'erano le foto di mio figlio vicino alle auto d'epoca, allora lo rassicurai. Eccolo qua, vecchio Renato, abbiamo qua una Mini, spettacolare, guardate qua, spettacolare, cari amici. Amici, abbiamo qua questa Mini e niente, insomma, per tutti gli amanti della Mini e tutti gli amanti di auto storiche, vecchio Renato, attenzione, e poi soprattutto, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Mamma mia, Marvin, ma è un regalo questo, un regalo, ragazzi, del 2018 inizio, spettacolare. Guarda qua, vecchio Renato, guarda che uno scenario così, insomma, non lo troviamo più qua, in Trentino, per cui ti ho detto, vecchio Renato, approfittane, vieni col Marvin. Eccola qua, una vecchia Alfa Romeo Giulietta, purtroppo per gli appassionati qua delle Alfa Romeo, insomma, è in condizioni molto molto precarie, vecchio Renato. Guardate qua anche lo scenario, uno scenario che andrà a scomparire perché la zona va a bonifica. Gustatevela, amici, gustatevela la diretta pazzesca 2018, pazzesca diretta, amici, E ragazzi, guardate, veramente una diretta da brivido. Guardate qua che ambientazione, veramente eccezionale, eccezionale qua il Marvin. Ancora una volta ha avuto ieri una soffiata da un ragazzo che ringrazio, Fabio, che mi ha mandato un messaggio, ero sul lavoro e niente, io ero appunto accorso appunto a vedere qua la situazione. Eccola qua, vecchio Renato, vieni qua perché poi c'è ben altro, ecco, da mettere in saccoccia. Eccola qua, intanto vi facciamo vedere questa Alfa Romeo Giulietta appunto in precarie condizioni, il fregio resiste. E niente qua, Renato, ti sei perso qua? Fantastico, da gustare, mamma mia, Marvin, è incredibile, Marvin, è uno spettacolo, il paradiso terrestre. E niente qua, Marvin, fantastico. E niente qua, cari amici, salutiamo tutti gli appassionati delle auto. E niente, questa volta posso dire, sono ritornato a dire nel 2018, si tratta di un abbandono selvaggio, sono immagini drammatiche, Renato, guarda qua. Altamente drammatiche, è incredibile, Marvin. Incredibile. Ed eccoci qua, cari amici, guardate, immagini altamente drammatiche, nel più totale stato di degrado abbandono, il Marvin ritorna a fare il Marvin, E questa frase qua qualcuno se l'è presa, insomma, io non è che sono geloso delle mie frasi, mi fa anche piacere. Però insomma, ritorno a dire, dato che lo scenario qua in Trentino merita, insomma, siamo qua nel più totale stato selvaggio di degrado abbandono. Ormai mi sono dimenticato anch'io di dire queste frasi che non mi vengono più spontaneamente come una volta. Però ragazzi, guardate qua, la vecchia Giulietta qua, insomma, nel più totale degrado e selvaggio abbandono. Guardate qua la vecchia Mini. Renato, hai la tosse, d'altronde ti ho detto copriti, qua non si apre più la portiera, d'altronde. Guardate qua, cari amici, vi ho fatto vedere ancora una volta immagini altamente drammatiche di selvaggio degrado abbandono. E niente, purtroppo qua oggi 6 gennaio abbiamo disturbato qua il signore che bonifica la zona, che si chiama Daniele. E niente, insomma, Renato, facciamo quello che possiamo. Ragazzi, io qua il Marvin vi saluta intanto. Vediamo appuntamento al prossimo scoop. Al prossimo scoop, ragazzi, qua la Mini, chi vuole la Mini, chi vuole
la Giulietta, anche se questi filmati sarà un po' difficile che insomma vadano imminenti nel canale, però dai, l'importante è avere messo da parte questi filmati. E poi ripeto, anche se li mettiamo imminenti qua, mi sa che va tutto sotto la pressa, anche se la mini insomma qualche pezzo si potrebbe salvare. Vecchio Renato, qua ti salutiamo gli amici, qua salutiamo la vecchia Joe. Ciao Joe, guarda che spettacolo, siamo in paradiso, te lo dedichiamo tutto a te. Joe, alla prossima e seguici sempre, ciao. Ecco, cara Joe. Cari amici, vecchio Renato, insomma dai, abbiamo fatto vedere qua lo scenario. Ragazzi, intanto vi saluto e noi andiamo avanti con il report. Ciao a tutti. Ciao.